Bentornati e ben ritrovati a Tempi da Lupi, il programma per il quale è stata inventata un'apposita categoria dei telegatti, miglior lassativo televisivo. Dunque io sono sempre il vostro Matteo Lupi e questa sera inizierei parlando del mito dell'età dell'oro. Non so se l'avete mai sentito nominare, quel mito per cui un tempo era tutto meglio, un tempo si viveva in una condizione di prosperità e abbondanza per tutti. Vediamo una veloce descrizione da Wikipedia. Quel mito che ci porta a dire da millenni in realtà ai miei tempi era meglio, che è una caratteristica un po' di tutte le generazioni. Pensare che la generazione precedente o le generazioni successive, insomma, come la vogliamo vedere, si stava meglio prima, si sta peggio adesso. Per capirci, Nabucodonosor, re babilonese, già millenni fa criticava le generazioni giovani, le generazioni che erano arrivate dopo la sua, auspicando un ritorno ai fasti di un tempo. Per capirci, re Nabucodonosor è quello che è stato maltrattato nella Bibbia, l'hanno fatto passare, anche se pare non sia vero, per pazzo, che si è andato a rifugiare per 7 anni nelle selve, una sorta di Into the Wild, però con tutti gli sfarzi, insomma, che può avere un re babilonese. Ebbene, questa caratteristica è sostanzialmente un mito, una cosa non vera. Spesso e volentieri non è vero che si stava meglio un tempo, però c'è una cosa che io condivido di questo pensiero, ovvero io credo che non ci sia più il terrorismo di un tempo. Quello era il vero mito dell'età dell'oro, quella era la vera età dell'oro, il periodo tra gli anni 60, gli anni 70, eccetera, quando il terrorismo era serio, era valido, era fatto bene. Oggi sostanzialmente è un terrorismo piuttosto scarso, piuttosto blando. C'erano le prime avvisaglie per quanto riguarda il terrorismo che cambiava volto all'inizio del millennio con il famoso attentato alle Torri Gemelle. Vediamo insieme questa immagine che ricordiamo bene, cioè i famosi video di Bin Laden che era collegato sempre con un Kalashnikov in sottofondo, insomma avevano sfondo piuttosto artigianale, eccetera, e questo ci fa capire qual è il primo problema del terrorismo di oggi: la mancanza di eleganza. Insomma, queste cose un tempo non succedevano. Guardate quanto era elegante l'uomo che telefonò per dire dove trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro, ma anche il modo con cui si parlava con la polizia, si dava del lei, si chiedeva di rispettare le ultime volontà dell'onorevole. Insomma, era un terrorismo dal volto direi molto più umano, così come era di maggiore qualità. Le Brigate Rosse facevano le loro indagini interne parallele a quelle della polizia, spesso arrivavano gli stessi risultati, insomma, per far capire che c'erano personaggi anche di un certo spessore. Sostanzialmente, se vogliamo vederla così, i terroristi di un tempo erano dei Mary Poppins del terrore, che quindi possono essere apprezzati da tutti, anche dai più piccoli, se non fosse per quel piccolo dettaglio che poi uccidevano, gambizzavano poliziotti, giornalisti, magistrati, politici. Però d'altronde nessuno è perfetto. Poi qual è l'altra caratteristica? Beh, insomma, a parte il fatto che, se vogliamo, oggi abbiamo mandato tutto in vacca da questo punto di vista dell'eleganza. Oggi avviene il massacro di Christchurch con decine di morti e viene tutto ripreso e mandato in diretta su Facebook come se si trattasse di un videogame. Ma così come vi è stato il famoso massacro in Norvegia di Breivik, che da solo uccise, utilizzando delle armi semiautomatiche, se non sbaglio, decine di persone. Ma che cos'è questo terrorismo così muscolare, così poco carino? Insomma, è come preferire Cristiano Ronaldo all'eleganza di un Causio o di un Bettega, per capirci, che vediamo insieme nell'immagine. Beh, non è l'unica caratteristica quella della mancanza di eleganza nel terrorismo moderno, c'è anche la mancanza di coraggio. Ad esempio, il famoso attentato alla redazione di Charlie Hebdo, vediamo una vignetta, ecco, dell'anno successivo all'attentato, con l'assassino che è ancora in libertà. Beh, sei un po' un vigliacco se tu uccidi dei vignettisti, dei comici, sostanzialmente, se tu non ce la pensi in questo modo. Voglio dire, vai a colpire un giornalista, vai a colpire un politico, eccetera, non colpisci dei comici, e questo ci fa capire anche un pochettino della mancanza di coraggio. È come se a me non piacciono i Modà e invece di andare a stendere Checco, che è uno che ha 40 anni e passo, si fa chiamare Checco dei Modà con 3K, lo vediamo insieme nell'immagine,
andasse a uccidere il grafico della copertina del loro ultimo album. Sostanzialmente è una mancanza totale di coraggio. Vi è anche una mancanza di coerenza, per carità, nei terroristi di oggi. Vediamo Omar Mateen, che era l'attentatore, lo vediamo già, possiamo inquadrare il soggetto di Orlando, che in una discoteca per omosessuali ne uccise una cinquantina. Ebbene, risparmiava le persone di colore, si aggirava per la sala uccidendo le persone, ma le testimonianze dicono che lasciava in pace chi era di colore, dicendo loro: no, avete già sofferto troppo, con voi io non ce l'ho. Insomma, il terrorista che uccide una cinquantina di gay però ci tiene a non passare per razzista, ecco, è una cosa che mi mancava ed è una caratteristica comunque che non si ritrova in passato. In passato cosa si ritrova? Una serie di attentati un po' in tutti i paesi, tra cui l'Italia, che ne ha a bizzeffe. E oggi qual è invece la caratteristica del terrorismo moderno? Che da quando è iniziata la famosa guerra al terrore, da quando c'è l'ISIS eccetera, non c'è mai stato un attentato in Italia. Cioè, scusate, io vi leggo un po' di paesi in cui vi è stato un attentato perché non me li ricordo tutti: Inghilterra, Spagna, Francia, Belgio, Germania, Svezia, Danimarca. Insomma, sono andati a colpire tutte le capitali europee tranne Roma. Cos'è, una critica alla giunta Raggi? Io dico: amici terroristi, ma cos'hanno gli altri paesi che l'Italia non ha? Perché io non capisco questo modo di fare, questo atteggiamento. A parte il fatto che se venite qui e fate un attentato, fatelo bene, non fate che poi fuggite vestiti da donna, come si è letto da qualche parte, altra caratteristica terribile dei terroristi di oggi. Si dice in qualche misura che possa essere una bufala che viene riportata dai tabloid inglesi, questa dei terroristi che fuggono vestiti con reggiseno, trucco e velo. Ad ogni buon conto, anche solo il fatto di finire su un tabloid è un problema per me, nel senso che Novella 2000 un tempo non avrebbe mai parlato dei flirt di Renato Curcio o altri terroristi che erano un po' più seri. Allora io mi sono chiesto effettivamente perché l'ISIS non viene a fare attentati in Italia, perché l'unico attentato che abbiamo avuto in Italia è stato l'attentato di Macerata, di estrema destra. L'attentatore di Macerata era questo qui, Luca Traini, che era piuttosto scarso, riuscì solo a ferire delle persone senza uccidere nessuno, quindi dal punto di vista del terrorismo era proprio incapace. E insomma, per capirci, lui si candidò alle comunali di Corridonia con la Lega Nord e non prese neanche un voto, vuol dire che non si votò neanche da solo. Non brilla di intelligenza questa forma di terrorismo. Io mi chiedo perché non abbiamo mai avuto un attentato in Italia negli ultimi anni, negli ultimi decenni. Si dice, beh, insomma, per la capacità della nostra intelligence, per i nostri servizi segreti che lavorano bene. La trovo una cosa poco valida, perché voglio dire, i servizi segreti in Italia un tempo pagavano Giuliano Ferrara come, per fare un esempio, come informatore. Vi sembra James Bond Giuliano Ferrara? Quindi non mi sembra una cosa credibile. Io penso che l'ISIS si sia fatto il suo calcolo, cioè venire in Italia potrebbe essere un problema per fare un attentato. Innanzitutto, per fare qualunque cosa in Italia devi aprire una società, ISIS SAS ad esempio, società in accomandita semplice, con obiettivi dichiarati del pareggio di bilancio e l'attentato in piazza San Pietro. Poi devi affrontare il problema della politica italiana, che ti mette sempre i bastoni tra le ruote. Arriverebbe Salvini a dire: prima gli attentatori italiani, rimandiamoli al loro paese, gli attentati ce li sappiamo fare benissimo da soli, Italicus, Ustica, stazione di Bologna, eccetera. Di Maio direbbe: ma io in linea di principio non sarebbe contrario a dialogare con i terroristi. E Toninelli probabilmente direbbe: sconfiggeremo il terrorismo in pochi mesi, al massimo in pochi anni. E poi ci sarebbe il problema di affrontare chiaramente il traffico di Roma, affrontare la capitale con tutte quelle buche, immettersi nel traffico, magari vai a noleggiare un camion, sempre che non ti si rompano i pezzi, chiaramente, essendo in Italia, e ti vai a ficcare in un traffico impazzito, magari becchi lo sciopero dei tassisti che chiedono il rinnovo del contratto di categoria, un aumento di stipendio, una valigetta con 20.000 euro in pezzi di grande taglio e un elicottero per scappare. Insomma, una situazione del genere. E comunque, anche se vi riuscissero a fare un attentato, dico io, ci sarebbero delle conseguenze terribili, nel senso, voglio dire, Travaglio farebbe un libro con scritto meglio i tagliagole siriani che Berlusconi. Il capo dei terroristi un domani ce lo ritroveremmo al Grande Fratello VIP, oppure ancora gli attentatori, una volta raggiunto il loro obiettivo, si scioglierebbero e finirebbero nel gruppo misto. Insomma, tutte cose caratteristiche in Italia. Allora, amici attentatori, amici dell'ISIS, io vorrei darvi dei consigli. Se proprio dobbiamo fare un attentato al giorno d'oggi, facciamolo, anche per carità, ognuno ha le sue opinioni, però come Dio comanda, innanzitutto con una sana ratio, cioè con un ragionamento di fondo.
ancora a sacrificare la propria vita per paradisi, latte e miele, per le 72 vergini, eccetera, lo trovo una cosa poco moderna. Io piuttosto farei un attentato, perché mi sono svenato al fantacalcio per comprare Cristiano Ronaldo e ad ogni buon conto sono sempre ultimo. Oppure io cercherei di massimizzare gli effetti, invece di andare lì a affittare un camion, magari fai un attentato con 7 morti, che insomma è una cosa triste, volendo, come la redazione di Charlie Hebdo. Io salirei su un autobus e chiederei così in generale biglietti prego e vedere che cosa succede. Almeno questo funziona nelle barzellette. E infine, se proprio va tutto male, ma anche se va tutto bene e c'è bisogno di giustificarsi agli occhi della storia, io direi semplicemente: ma era una provocazione, come chi organizzava la famosa maratona di Trieste in cui si escludevano gli atleti neri. E dopo questi suggerimenti io vi do il saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.